Il professor Rocco Buttiglione questa sera qua a Galatina per un'iniziativa molto interessante. Si parlerà un po' di storia, si parlerà sicuramente di politica, si parlerà ovviamente di un passato che deve essere forse ricondotto anche al presente. Togliatti visto da un cattolico, questo è il titolo dell'iniziativa. Togliatti era un comunista, come è noto a tutti, però era un comunista italiano. E questo comunista italiano, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, trovò un accordo con De Gasperi per salvare la democrazia italiana. Nel 1948 tutti si aspettavano che in Italia, se avessero vinto i comunisti, ci sarebbe stata una dittatura russa, comunista subordinata ai russi. Ma se avessero perso i comunisti, si sarebbe instaurato un regime semifascista come quello che contemporaneamente si realizzò in Grecia. De Gasperi e Togliatti riuscirono a capirsi, a costruire un accordo non scritto ma rigorosamente rispettato. Ognuno tenne a freno i violenti che dalla parte sua volevano battere gli altri sul terreno della forza e riuscirono a trovare uno spazio nella società italiana in cui i comunisti potessero svolgere una funzione utile per la democrazia, certo non quella di prendere il potere e di instaurare la dittatura del proletariato, però sì quella di rappresentare vasti ceti sociali fino ad allora vissuti in condizioni di terribile ignoranza, di oppressione, di povertà, aiutandoli a crescere, a migliorare le loro condizioni di vita con i metodi della lotta sindacale e della lotta democratica. Siamo in Puglia. Non possiamo non ricordare un altro nome oltre quello di Togliatti, di Vittorio. Di Vittorio fu in modo esemplare il portatore di questa funzione positiva che assunse allora il Partito Comunista tramite la CGIL. Ecco, due grandi partiti popolari, il Partito Comunista Italiano e la Democrazia Cristiana, due partiti che la storia li ha inquadrati nella Prima Repubblica. Oggi 2012. Si può ancora pensare a due grandi partiti popolari come quelli della DC e del PC ed è ancora pensabile all'idea di un compromesso storico, chiamiamolo così? Non lo so, quello che so è che chi non ha radici non va lontano. Allora bisognerebbe procedere da una parte e dall'altra ad un ripensamento serio di quelle che sono state le proprie radici per capire cosa è vivo e cosa è morto, per esempio della tradizione comunista italiana. Alcune cose sono morte, la dittatura del proletariato, una certa cultura, ma forse quella funzione democratica di rappresentanza dei ceti subordinati, quella è viva e merita di essere subordinata. E anche dall'altra parte, cosa è vivo e cosa è morto della tradizione democristiana? Una certa vocazione a fare il blocco cattolico forse è morta, ma il riferimento alla dottrina sociale cristiana, il riferimento a un insieme di valori fondanti della nostra cultura popolare, quello forse è vivo e merita di essere sviluppato. Perché c'è la crisi della politica oggi e si parla dei movimenti di Beppe Grillo e invece non si parla, diciamo, di un recupero della vera politica? Perché la politica ha tradito il popolo. La politica ha detto al popolo che le cose importanti erano gli equilibri della televisione, i talk show, le donne di Berlusconi, le televisioni di Berlusconi e così via. Nel frattempo maturava una crisi drammatica. L'Italia rischia di finire al posto della Cina fra i paesi sottosviluppati mentre la Cina prende il posto dell'Italia fra quelli sviluppati e nessuno gliel'ha spiegato al popolo italiano. Improvvisamente ci siamo svegliati una mattina e abbiamo scoperto che l'immagine è una cosa e la realtà è un'altra. La politica per troppo tempo non ha parlato della realtà e il popolo, sorpreso, ha scoperto di essere stato ingannato dalla politica e quindi è arrabbiato con la politica. Che fare? Andare dietro a Grillo? Grillo non va disprezzato. Quando i politici fanno i buffoni, allora i buffoni hanno il titolo per fare i politici. Dove è la differenza fra gli uni e gli altri? L'abbiamo persa in troppi talk show in cui i politici hanno fatto i buffoni. Dobbiamo ricostruire umilmente una politica seria. La politica di De Gasperi, la politica di Togliatti, la politica che parla dei problemi, la politica che dice come si esce dai problemi, la politica che non è solo propaganda, che non grida, ma che ragiona.
Ecco, dal passato un passaggio nel presente attuale. Si sta discutendo la legge elettorale e si sta decidendo il premio di maggioranza al 42,5%. Ecco, questo può essere un fatto positivo per un nuovo tipo di politica, oppure è, diciamo, un qualcosa che può creare l'ingovernabilità? Quando il popolo non dà la maggioranza alla sinistra e non dà la maggioranza alla destra, forse il popolo vuol dire che devono governare assieme, che devono essere capaci in nome del bene del paese per una fase di mettere da parte le proprie ideologie, le proprie idiosincrasie, le proprie smanie di potere e fare le cose urgenti di cui c'è bisogno senza le quali il paese affonda. Forse questo è il cammino che permette di salvare l'Italia. De Gasperi e Togliatti non hanno mai governato assieme, ma hanno tutti e due insieme messo il bene del paese prima dell'interesse della loro forza politica. Come si troverebbero oggi De Gasperi e Togliatti in quest'Italia? Non lo so. So che quelli che fanno politica oggi con De Gasperi e Togliatti si troverebbero malissimo. La ringrazio, buon lavoro. Grazie a lei.